Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è la solennità di San Giuseppe, modello di fede. Partiamo da un fatto. La fede cristiana poggia su una consolante certezza. Dio non è estraneo o indifferente di fronte alla storia degli uomini, ma si è compromesso con la nostra avventura, si è compromesso con l'avventura della nostra libertà che stoltamente ha sfidato Dio e continua a sfidarlo. Che cosa ha fatto Dio? Ha deciso di inviare il suo Figlio dentro la nostra inquieta storia. Con la nascita di Gesù, il nome di Dio si è inserito nell'anagrafe dell'umanità ed è diventato un benefico esplosivo che lentamente fa cadere i ruderi del nostro orgoglio e della nostra cattiveria. Quanti ruderi in giro! Ma proprio perché Dio è entrato nella nostra storia, è possibile che un uomo inquieto e orgoglioso diventi Sant'Agostino. È possibile che un giovane gaudente e leggerone diventi Francesco d'Assisi. È possibile che una donna analfabeta diventi Santa Caterina da Siena. È possibile che un cappellano di corte diventi un genio della carità, come San Vincenzo de Paoli. Come sono andati i fatti? Circa 1000 anni prima della nascita di Gesù, il re Davide matura una decisione. Vuole costruire un tempio a Gerusalemme affinché Dio abbia un luogo visibile della sua presenza in mezzo al popolo e il popolo abbia un luogo dove incontrarlo e dove pregarlo. Ne parla al profeta Natan. Ma il profeta dice a Davide: no, tu vuoi costruire una casa per il Signore? No, non sarà così. Il Signore farà a te una casa, cioè una discendenza. E la tua casa, cioè la tua discendenza, e il tuo regno saranno saldi per sempre. La promessa era impressionante e quasi incredibile. Davide era un re pescato dal gregge, era un pastore. E Davide forse si era anche un po' montato la testa, ma il Signore lo riporta alla realtà: tu non mi farai la casa, la farò io a te. Dopo alcuni secoli finisce la dinastia diretta di Davide. Restano soltanto dei rami collaterali di parenti di Davide, ma erano persone umili, senza potere, senza gloria. Giuseppe, lo sposo di Maria, era uno dei parenti poveri di Davide. Ma siccome Dio fa cose grandi con i piccoli, con gli umili, Giuseppe era l'uomo ideale per portare a compimento la promessa di Dio, la promessa che Dio aveva fatto a Davide. Ripercorriamo la strada seguita da Dio. Quando giunge l'ora scelta da Dio per entrare direttamente dentro la nostra storia, Dio manda un angelo in una casa poverissima dell'insignificante villaggio di Nazareth. Lì, sconosciuta al mondo, viveva Maria. E lì, in quella povera casa, l'angelo bussò alla porta del cuore di Maria e per il Figlio di Dio chiese ospitalità nel grembo di quell'umile fanciulla. E cosa accade? Maria si fida di Dio, crede nel miracolo e si lascia coinvolgere nell'avventura di una strada nuova, l'avventura della costruzione di una nuova umanità liberata dall'infezione del peccato. Giuseppe inizialmente è estraneo a questa irruzione di Dio nella vita di Maria, ma nel disegno di Dio c'era un posto anche per lui. E infatti un angelo manifesta a Giuseppe l'intenzione di Dio e il miracolo già compiuto da Dio e invita Giuseppe a credere che il bambino concepito nel grembo di Maria è il Figlio di Dio. È colui che è destinato a sedere in eterno sul trono di Davide. Ecco la cosa bella. Giuseppe crede. Lo scenario della semplicità e dell'umiltà scelto da Dio non lo preoccupa, non lo scoraggia, non lo rende dubbioso. Giuseppe, come Maria, insieme a Maria, si fida di Dio. E dalla fede eroica
di questi due umili creature parte il grande fiume del cristianesimo. Lo storico romano Svetonio riferisce che alla morte di Augusto, tra le carte, venne ritrovato un Brevarium Imperii, cioè una specie di sunto della vita dell'impero, nel quale l'imperatore aveva annotato le entrate pubbliche, i cittadini romani alleati, lo stato delle flotte e delle province. Pertanto nessuna meraviglia per il censimento raccontato dall'Evangelista Luca. Però ecco il fatto straordinario. La storia apparentemente grande degli uomini si incrocia con la storia apparentemente piccola delle persone scelte da Dio. In quel momento i piccoli scelti da Dio non potevano vedere il futuro, ma noi chiaramente vediamo che l'imperatore, che credeva di avere in mano il mondo, era soltanto un piccolo strumento per realizzare il progetto misterioso di Dio. L'editto di Augusto, comunque, dovette creare non pochi disagi per la santa famiglia di Nazaret. Immaginiamo Giuseppe e Maria avventurarsi, probabilmente con altra gente, per la strada non agevole che da Nazaret saliva fino a Gerusalemme, che era in alto, e poi arrivava a Betlemme. Maria e Giuseppe erano sconosciuti al mondo, eppure erano il centro della storia. Nessuno li avrebbe comprati per due soldi, eppure erano il tesoro più prezioso della storia dell'umanità. Le vie di Dio, evidentemente, non sono le nostre vie. Giuseppe dovette gestire meticolosamente il viaggio e dovette preoccuparsi di attenuare le fatiche di Maria. Non è difficile intuire la delicatezza delle sue attenzioni, ma anche è facile sentire una domanda che forse gli bolliva nel cuore. Perché Dio sceglie queste vie così umili, così povero, così semplici? Forse ne parlò con Maria. E sicuramente nel silenzio della sera un giorno dissero: non facciamo domande a Dio, ma fidiamoci ciecamente di Lui. Del resto, di chi altri ci possiamo fidare? Conoscevano certamente il Salmo 22 che dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Giuseppe, essendo originario della famiglia di Davide, che aveva il ceppo a Betlemme, forse pensava di poter contare sull'ospitalità di qualche parente, ma non fu così. Non c'era posto per loro, dice laconicamente San Luca, non c'era posto. E cosa fa Giuseppe? Decide di trovare rifugio in una delle tante grotte che si aprono attorno a Betlemme, e lì nacque il Figlio di Dio. Lì si compì il fatto più sensazionale di tutta la storia. Come poteva apparire strano questo discendente di Davide, destinato a sedere sul suo trono in eterno, mentre di fatto giaceva in una mangiatoia destinata alle bestie. Maria e Giuseppe certamente capirono che il trono di Dio è l'umiltà e dissero prontamente ancora una volta il loro sì. Maria e Giuseppe, in quella grotta, sintonizzarono il loro cuore con i sentimenti del cuore di Dio. E possiamo immaginare la gioia di Giuseppe quando vide arrivare i pastori e li vide inginocchiarsi davanti al bambino. Possiamo immaginare l'emozione di Giuseppe quando si presentarono i Magi d'Oriente con i doni misteriosi, guidati da una stella ancora più misteriosa. Ma la gioia durò poco. Un angelo disse a Giuseppe: prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode vuole uccidere il bambino. Giuseppe certamente poteva dire dentro di sé: e perché? Perché dobbiamo fuggire noi? Allora che potere ha questo bambino se è costretto a fuggire? Sono domande che evidentemente ci saremmo posti anche noi. Ma Giuseppe
nel disagio e nelle fatiche del viaggio verso l'Egitto? Dovete prendere atto che Dio non vince la cattiveria con un'altra cattiveria. Dio non vince il male ricambiandolo con un altro male. Dio è mite, Dio è paziente, fino a soffrire, ma vince ugualmente, perché l'ultima parola spetta a Lui. E nel viaggio verso l'Egitto, la fede di Giuseppe raggiunse il livello dell'eroismo, l'eroismo che lo rende uno stupendo modello di fede per tutte le generazioni, anche per la nostra. La fede di Giuseppe sia davvero una stella che illumina oggi il cammino della nostra fede. Oggi anche noi, insieme a Giuseppe, possiamo ripetere le parole del Salmo 22. Se anche dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sia veramente così. Sia lodato Gesù Cristo.